Ciao, un altro video acquisti, visto che c'è stato il Black Friday, mi sono un pochino coccolata e ho fatto un ordine da un sito che mi aveva suggerito una ragazza qui sotto il mio vecchio video in cui chiedevo se qualcuno di voi sapeva dove si potessero comprare un determinato tipo di gocce e Michela, che magari conoscete anche come Lenor Creazioni, mi ha detto che il sito Perline Fimo & Co. appunto vendeva queste gocce che io invece avevo acquistato in Fiera del Livio, che non vendo online. E parliamo delle gocce satinate. E quindi, visto che c'era Black Friday, avevano messo il 20% su tutto il loro sito, quindi praticamente andando a fare l'ordine quasi quasi non pagavo la spedizione, come se fosse, diciamo, facendomi due conti, ho deciso di prendere un po' di gocce e ho preso 4 gocce su questo bellissimo colore blu che loro chiamano blu aviatore satinato, sono 32x13. Poi ho preso un. Mi piacciono di più quelle satinate, quindi ne ho preso di più, come vedrete. Ho preso un paio anche di queste qua grigie perlate, che questa forma di goccia ha due finiture, questa perlata e la satinata. Poi ho preso. Non so se si vede, magari. Scusate, farò un po' di rumore. Eccole che scappano. Ho preso una coppia di queste gocce viola e un viola lilla chiaro, che sono appunto quelle lucide. Poi ho preso queste, bianco classico perlato, molto belle. Poi questo, un bellissimo colore, un bordeaux metallizzato molto bello. E poi ho preso questo qua, che è un rosa cipria, sempre effetto perlato, molto bello. Poi ho preso due paia di nero satinato. Poi ho preso, vabbè, apriamo perché, come abbiamo visto, la bustina non fa vedere niente. Vabbè, ho preso queste, blu scuro satinato, ne ho preso un paio, due paia di queste, bordeaux satinato che ho usato in un paio di orecchini che vi ho fatto vedere recentemente, poi queste assolutamente bellissime, verde militare satinato, fantastiche, fantastiche, fantastiche. Poi abbiamo, oh, scusate, queste qua che è un grigio però un po' sul beigiolino, un grigio caldo, e un rosa cipria satinato. E infine rosso satinato. Poi, visto che stavo ordinando il sito, ho preso anche un po' di cose che mi servivano. Ho preso queste qua, che sono i gommini per mettere dietro le monachelle, adesso che magari con i sciarponi tendono a venire via, e ho trovato queste che mi piacevano, che erano a forma del fiorellino, costavano tipo 25 pezzi, costavano 30 centesimi, 40 centesimi. Ho preso tre confezioni che sono tutte qua dentro. Poi ho preso due catenine già pronte, già fatte col moschettone in acciaio inox. Sono due tipi diversi. Adesso vi faccio vedere che uno, con questo codice qua 8687, ha gli anellini un pochino più schiacciati, fanno un pochino più luce. Mentre questa qua, il filo utilizzato per fare l'anellino, era battuto, quindi tutto tondo, bello anche questo. Il riferimento è 8688, costavano tipo 1,50 euro a catena, essendo comunque in acciaio che non cambia il colore con il tempo perché appunto è inossidabile. Adesso proviamo. Poi ho preso anche i moschettoni in due misure diverse, sempre in acciaio, questi qua piccoli, questi qua grandi. Ok, vi faccio vedere anche i riferimenti. Questi sono questi qua medi e questi sono questi qua piccoli. Poi ho preso distanziatore bronzo antico. Sono questi due cerchietti che in realtà hanno un foro passante per così, però io vorrei utilizzare con sotace, non avevo gli elementi così a cerchio ovale in questo colore.
E poi ho preso due paia di due tipi di monachelle, scusate, di pernil. Sono venute a coppia, già munite di farfalline indietro. Ok, e sono fatte così. In teoria potrei mettere qua anche delle, come si chiamano? Dei cristalli, però anche così sono già belli. Ho preso due coppie così, che costavano veramente una cosa irrisoria, come 50 centesimi a coppia. Ah, e le gocce, se vi interessa, costano, se non erro, un 49 centesimi, un 48 centesimi, vabbè, giù di lì. E queste qua, che sono invece sull'oro antico. Molto belli anche questi. E anche questi, come dicevo, con le farfalline. Qua insieme a quest'orni mi è arrivata anche una piccola busta di omaggini, che è precisamente questa qua, omaggio, che all'interno ha un po' di perline sfaccettate in resina, di tipo finitura opal. Poi magari ve lo apro. Comunque io ho speso poco, ho speso 20 euro più le spese di spedizione, quindi comunque insomma, non è tanto. E mi è arrivato questo bel pacchettino. Qua ci sono le monachelline a forma di fiorellino con spazi per i cristallini, anche queste con le farfalline. Poi abbiamo questi due cuoricini made in USA, che se mai dovessi trasferirmi negli Stati Uniti utilizzerò sicuramente. E poi c'è anche questo cuoricino, che è all'interno tipo come se fosse il vetro marrone trasparente, eccolo, vedete? Questo comunque ha resina e ha il foro che passa per così. Ok, quindi un pendente. Niente, io sono molto contenta di questo ordine, avevo fatto l'ordine durante il weekend, lunedì hanno spedito, mercoledì era da me, quindi col corriere niente da dire, sono stati super veloci, super precisi, super gentili ad avermi mangiato anche di queste cosine. Niente, questo era il mio piccolo acquisto, vi mando tanti baci e alla prossima!